Salve amici, Rino Scorpione. Questa radio è una President Madison dell'amico Gianfranco in provincia di Torino. Mi manda a corredo il microfono originale e mi scrive una lettera dove appunto mi richiede di poter, se possibile, riparare lo strumento in quanto bloccato. Io aggiungo che appunto questi strumenti sono difficilissimi da trovare. Mi accenna che l'orologio non funziona, ma se è riparabile bene, se no non ha importanza. Mi accenna di controllare i finali, di migliorare la potenza, di fare un'espansione sui canali, ma questa radio già dovrebbe avere 40 canali cittadini e 40 canali alti. E in più mi scrive di migliorare la modulazione, di fare un allineamento su tutti i modi di emissione, fare una pulizia circuitale oltre che sui potenziometri e sostituire le due lampade degli strumenti con dei LED bianco ghiaccio. Quindi diciamo che in fase di prova iniziale vediamo come si comporta e spero di poter rispecchiare quanto mi scrive. A dopo. Radio collegata. Sembra un po' sorda in SSB. C'è un falso contatto sul connettore microfonico. Va bene. Portante va in trasmissione. Ovviamente qua non... però... A parte lo strumento che è bloccato, d'accordo, però non esce in watt. Niente, tutto morto. Non ho potenza, vediamo in SSB. Prova, niente. Quindi presumo che ci sia qualche problema sui finali, anche perché mi scrive controllo finali e l'amico Gianfranco mi dice che non ha potuto provare in quanto non ha l'antenna. Ma spero, Gianfranco, che non hai utilizzato questa radio senza antenna, perché sennò i finali... Vabbè, ora voglio dire, la apro, vediamo un po' quello che trovo. Radio aperta, si presenta in questo stato, ovviamente è una radio molto molto datata, si vede già che nel corso degli anni è stato fatto qualche intervento sulla parte di alimentazione, anche sul lato piste si vede che ci sono state delle saldature rifatte nel corso degli anni o qualche intervento, ma che non pregiudica nulla sul tutto. Quindi vediamo se posso ripararla e mi attivo subito, vediamo un po'. Sono riuscito a sbloccare lo smitter e adesso, grazie allo schema che ho sul computer e alla manual service, riesco a fare qualche prova, qualche verifica. Dunque, ho sostituito questo ricambio qua di recupero, perché nuovo questo non si trova più, c'è una serie di quarzi lì all'interno e già qualcosa è migliorato. In più ho sostituito degli oscillatori, eccoli qua, e già la radio riesce a trasmettere. Questa è la modulazione, ola, 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 molto scarsa, infatti la vediamo anche qui, ola, 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 ola. E i watt su scala 10 sono meno di 2, con picco negativo, e frequenza ancora in auto-oscillazione. Lo spettro non è cattivo. Ho poca potenza, però ancora, ecco, il problema è che non vorrei che siano i finali che magari sono in deriva, in perdita, anche perché scaldano un pochino. Ecco, la radio sta prendendo forma adesso nel funzionamento, ho sostituito i finali, eccoli qua, pasta termica, e adesso trasmette, ecco qua, riesce a dare, sono su scala centrale, punte fino a circa 9 watt, e la modulazione adesso è ola. Prova radio, la molto molto più presente. La frequenza va ancora allineata in tutti i modi di emissione. Ovviamente sappiamo che questa categoria di radio sono appunto radio pigre, e quindi non è che spingono come radio moderne. In ogni modo già ha raggiunto un buon livello di funzionamento. Devo fare l'allineamento, ho migliorato anche la catena di ricezione. Alziamo un po' più di volume. Si sente già che
rispetto al video iniziale riceve molto più audiofonia. President Madison finito, ecco, prova finale, vediamo un po', modalità AM, frequenza perfetta, spettro altrettanto, ola, 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 una buona modulazione, ola, watt punte fino a 9-10 circa, strumentino sistemato, fatta illuminazione su entrambi con led bianco ghiaccio, ola, in questo caso qua sto vedendo la modulazione della radio, ola, 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 e qua il segnale con picchi positivi anche sui canali alti, frequenza in tolleranza, medesima potenza e modulazione, ola, ola. Spostiamoci sul canale 37 cittadino, accendiamo l'HF, modalità USB, radio attenuata, questa l'attenuiamo da RF gain, alziamo poco poco di più di volume, quindi USB, quindi anche la ricezione migliorata. Prova radio 1, 2, 3, prova, ola, 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 perfetto, ola, 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 fine, perfettamente, clarifer perfettamente al centro, ola, eccola qua, ola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vediamo come riceve. Prova radio 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ola, 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 perfetta, Lima Sierra Bravo, Lima Sierra Bravo, medesima prova, 1, 2, 3, prova, alziamo un po' più di volume qui sull'HF, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ola, i watt sono ola, ola, circa 12, 13, ola, 1, 2, 3, ola, ola, 1, 2, 3, vediamo come riceve, sempre clarifero al centro, ola, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, tutto perfetto, spegniamo l'HF, accendiamo la CB e facciamo una prova in FM, è già in FM, spostiamo questa in FM, ovviamente commutiamo il deviatore, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, perfetto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, alziamo un po' più di volume, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, ola, ola, ola. E questo è il tutto per l'amico Gianfranco in Torino. Rino Scorpione vi saluta.